Ciao Stefano. Buongiorno, ciao ciao. Ciao Stefano. Stefano, buon lunedì. Tante cose da dire, stiamo per dedicarci nel dettaglio e nello specifico con te alla situazione Roma, perché qui tempo degli attenuanti per tutti, calciatori, squadra, quindi tecnico e società, non necessariamente in quest'ordine, sta per scadere. Però vorremmo iniziare con la domenica, che doveva essere una domenica senza troppe emozioni, no? Uno di quei turni in cui succede poco, dice il turno interlocutorio, e invece succede che la prima viene bloccata dalla penultima e la seconda si ferma in casa con l'ultima, perde rovinosamente pure il Napoli, quindi in vetta in realtà è successo poco, è successo che è passato un turno, a Roma ha guadagnato un punto sul Napoli, a vittoria dello Tito, mi pare di poter dire, no? Beh, non è azzeccata una come al solito, insomma, nel senso che a parte quelli che portano sfiga da definire, perché abbiamo visto quello che è successo praticamente in Serie B e anche nella Lega Pro, visto che l'Ischia è riuscita a perdere con l'ultima in classifica in casa, e hanno perso tutte, il Carpi ha avuto rigore che forse non c'era, però ha sbagliato, il Frosinone ha perso, lì ha portato sfiga in senso pieno e alla faccia, insomma, di Iodice, no? A cui ha attribuito questa qualità. Ieri è stato il suo crollo, a parte, insomma, il risultato della Lazio, che sarebbe forse la cosa di cui dovrebbe occuparsi di più, ha dimostrazione che di quanto pesi in realtà il calcio cosiddetto di provincia, insomma, perché da Palermo è una grandissima città, ma dal punto di vista calcistico è molto lontana da Napoli, e abbiamo visto che razza di partita hanno fatto, e poi abbiamo visto le imprese del Cesena e del Parma, largamente aiutate, imprese per quanto riguarda per la mia, soprattutto la Roma, è stata ancora più straordinaria quella che la Roma ha compiuto, no? A fianco alla stessa Juventus. E poi insomma, nel complesso si è visto come con quale dignità una squadra, anche penso a Chievo Verona, che ci sta da anni, possa stare in questa categoria. Proprio la faccia dell'analisi di questo becero che ha tirato fuori il suo aspetto più trasparente, ecco, quella, la sua trasparenza finalmente l'ha dimostrata in questo senso, da registrato, da intercettato. L'unica cosa... Allora, sì. La giornata indubbiamente delle sorprese, io spero che la mia voce non ci lasci in corso di collegamento, ma insomma diciamo che soprattutto è stata la giornata che ha confermato come esiste un calcio di provincia che ha dignità assoluta. Oltretutto, Stefano, basterebbe così poco, perché in tanti, pure Della Valle, ultimo, che si è accodato di fatto a Juventus e Roma, che in modo differente si erano comunque espressi sull'Odito, ieri l'ha fatto pure Marotta, l'Odito faccia un passo indietro, qua servirebbe un passo avanti da parte di qualcuno, come scrive Alessandro Bocci sul Corriere della Sera di oggi, si apre l'inchiesta con Palazzi che riunisce i suoi collaboratori oggi, bastano praticamente 3 mesi e un giorno di squalifica successiva, ovviamente al deferimento, per l'Odito per far decadere ogni sua carica a livello federale, perché ha già 9 mesi di squalifica scontati, ne bastano altri 3, perché se superi l'anno di squalifica non puoi ricoprire nessuna carica, quindi non devi fare un passo indietro, l'Odito devono fare un passo avanti le istituzioni. La cosa che rimane più inquietante è stato l'atteggiamento generale del calcio. No, vabbè, persino più inquietante del calcio, diciamo, in tutte le sue strutture, il calcio, lo sport, ecco, sarà un lapsus freudiano, mi era partito, e sì, che l'Odito fosse questo tipo di personaggio ormai l'avevamo scoperto da tempo, insomma. La cosa inquietante è stata la non reazione dei presidenti di società. Mamma mia. A parte il CONI, ripeto, da quale mi sarei aspettato un'altra fermezza, ma il pensare a De Laurentiis, che è uno che strilla, che minaccia rivoluzioni, che manda tutti quanti a quel paese, ci sono ancora immagini che girano, no? Per lui che scappa col motorino portato sul motore dopo aver dato dei pezzi di M a tutti quanti i presidenti della Serie A, stavolta zitto, sì, proprio un muto assolutamente. Gagliani parla per dire che l'Odito è un amico, sì. Ma che vuol dire? Pozzo. Pure sono tanti amici, ma sei l'amico. E ancora in tutti i discorsi, compreso di noi, quello che ha fatto Malagò in quel comunicato, ancora in riferimento al fatto che in qualche modo queste parole sono state storte, rubate, come se io ammazzo una persona a casa mia
e mi posso permettere poi, se uno mi firma, di denunciarlo per violazione della privacy, perché come al solito si guarda soltanto la forma. Cioè, ma quello lì in quella casa non ci doveva stare a filmare, ho capito? Io ho ammazzato una persona e devo essere condannato per quello, non perché uno mi ha filmato abusivamente. E poi lo dico, io mi piacerebbe che finisse davanti a un giudice vero, perché ha detto il primo giorno che lui sapeva perfettamente, e agli atti la dichiarazione, di essere registrato. Il giorno dopo ha detto di no, il famoso comunicato, no? Ha detto a sua insaputa o non a sua insaputa, perché cambia parecchio. E comunque quello che non cambia mai è la sostanza. No, ma infatti lui quelle cose le ha dette, continua ad imperversare, in qualche modo rubacchiate, questo può essere più o meno elegante, ma la cosa assolutamente scandalosa è quello che lui dice, non il fatto che l'abbiano registrato. Ma sarà una delle innumerevoli situazioni nelle quali poteva essere o sarà stato anche registrato, intercettato, purtroppo non neutralizzato, non ancora perlomeno. Stefano, però almeno, voglio dire, oggi dedichiamoci anche al commento e all'analisi di quello che è accaduto ieri allo Stadio Olimpico. I fischi assordanti della gente sono stati la colonna sonora peggiore, quella che nessuno di noi si aspettava. Ha pagato soprattutto Dumbia, che pochissimo c'entrava con la prestazione inconcludente della Roma, quella terrificante del primo tempo, quella disordinata, anche se appena più volenterosa della ripresa. Ha pagato lui, ma in realtà quei fischi non erano solo per lui, mi pare evidente, no? Cioè che il pubblico abbia stroncato con quella sostituzione tanti, cioè forse il meno colpevole era proprio lui, era proprio Livoriano. Ma il colpevole vero è chi l'ha fatto giocare in quelle condizioni. Conoscendo questa piazza era l'ultima cosa da fare. Io non ricordo un giocatore non è acquisto che viene salutato da quella salva di fischi dal pubblico. Adesso ci sta poco il fatto che Dumbia è stato presentato come l'ultima delle pippe anche da svariati commentatori, diciamo cronisti, opinionisti, e questo indubbiamente ha influenzato anche probabilmente qualcuno di quei fischi, ma è stato scelto come emblema del fallimento totale, no, di questa giornata. Non si può pareggiare 0-0 con Parma ovviamente in casa, perché è un risultato che non ha senso. Si può creare tre o quattro pallide occasioni da gol contro una squadra che ha subito le reti del Parma. Non si arriva a questo momento cruciale con una squadra così scombiccherata, con i giocatori comprati per stare in Coppa d'Africa, con l'altro rinforzo rotto, con la impossibilità di mettere in campo una squadra decorosa all'altezza non solo delle aspettative ma anche degli impegni che sono serissimi proprio in queste prossime partite. Sono quelle che determineranno comunque la stagione della Roma in un senso o nell'altro. E poi ci sono i fischi, ovviamente, a una gestione tecnica che non ha mai spiegato il problema. Oggi vedi, ci si perderà tutta la giornata, purtroppo. Io spero che con la voce che ho magari mi risparmierò qualche minuto di chiacchiere inutili, ma ci si perderà tutto il giorno, come già è cominciato ieri sera, a stabilire se era meglio giocare con Verde e Sanabria piuttosto che i due africani che evidentemente hanno fatto giocare la Roma in nove per le condizioni in cui erano. Ma il problema è un altro. Il problema sarebbe riuscire a capire, con Garcia, io mi auguro che lui lo capisca, quali sono le ragioni della sparizione della Roma. Sì. Che fine ha fatto la Roma dal punto di vista fisico, dal punto di vista tattico. Sì, perché andare sui singoli, hai ragione Stefano, si rischia di perdere un po' quello che è il senso vero di un'analisi, di un approfondimento su questo periodo. Qui non è una partita, qui è un periodo troppo prolungato. Ma la Roma ormai, cioè. La Roma è diventata la squadra che dà sempre ragione agli assenti. Chi manca ragione, ieri ovviamente si rimpiangeva chi? Totti, Pjanic e Maicon. A Roma pure con Totti, Pjanic e Maicon ha dato, ha fatto questi risultati dal 39 in poi. Tremenda, e poi si parla pure di entusiasmo, che è la parola che nomina spesso di recente Garcia. Come può mancare entusiasmo a una squadra che non ha vinto nulla, Stefano? Quindi ecco, i calciatori in campo perché non hanno entusiasmo? È roba da psichiatra, non da psicologo, francamente non lo so spiegare. Io ti ripeto, da quello che vedo una squadra che è assolutamente spenta dal punto di vista della produzione del gioco, cioè non è neanche lontana parente di quella che abbiamo visto fino a ottobre, almeno, anche forse qualcosa di più, perché poi insomma qui si fa presto, tutti, è stato riferimento solo all'anno scorso, ma già quest'anno
la Roma giocava, era un'altra Roma, la Roma del CSKA, la Roma di Manchester. La Roma di... fino al 30 novembre, quando batte l'Inter, comunque risultati li fa, prestazioni non dico sempre, ma spesso, poi dicembre qualche vittoria la mette in piedi, da gennaio scorso, insomma, dall'inizio 2015 che si è spenta nei fatti, ma sì, già però, dicembre. Sì, però il 6 gennaio era meno uno. Sì, 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 appunto. Ancora che tecnico, il discorso che facciamo, che ogni volta hanno ragione gli assenti, a dimostrazione che non è un problema di singoli. Però ieri se giocava Ibrahimovic, che chiaramente è più forte di Dumbia, il problema in mezzo è molto più di Dumbia, anche ammesso che non gli avessero fatto fare il giro del mondo, perché ci scordiamo che questo ha fatto più chilometri di Marco Polo nelle ultime 48 ore e l'hanno buttato in campo. E anche Ibrahimovic si sarebbe perso in una squadra che non produce nulla, cioè non c'era niente ieri, non c'era un'idea, non c'era uno stimolo. Infatti è vero che quando, a parte il finale, io lo legherei sempre al, non dimenticherei mai che il Parma era molto stanco per quello sforzo che aveva prodotto e soprattutto che aveva giocato anche mercoledì, quindi era ovviamente sulle gambe, e comunque è bastato l'innesto di un paio di persone che avessero un minimo di brio e forse anche di entusiasmo per vederla, insomma, qualche cosa di più. Però insomma, questo deve essere l'allenatore, che ovviamente non è intoccabile e altrettanto ovviamente è estremamente responsabile di questa situazione, che deve capire, non spiegarlo a noi, perché tanto non è certo le chiacchierate di un post partita, di un pregara che possono venire fuori certe verità. Deve spiegare tutto a se stesso e alla società che cosa stanno combinando, che cosa è successo, trovare ovviamente delle soluzioni. La società l'ha aiutato praticamente zero, perché a gennaio è riuscita a rinforzarsi con un giocatore rotto e con uno che stava in Coppa d'Africa, che avrebbe bisogno, un giocatore normalmente c'ha bisogno della quindicina di giorni per essere inserito. Dumbia non conosce i nomi dei compagni, non conosce un movimento. L'assurdo è che viene presentato oggi, per dire, no? Sì. Proprio come tempistica, quando Sabatini parla di tempistica sbagliata, questo è il caso emblematico. Attaccante che serviva alla Roma inizio gennaio, vista la situazione destro, si presenta il 16 gennaio, febbraio. Una sensazione, visto il saluto Olimpio ieri, che lui sia comunque già diventata molto complicata, e questa è un'altra grave responsabilità di Garcia e di chi ha deciso di farlo giocare. Purtroppo sì. Dumbia deve fare due gol alla partita, perché ormai è stato battezzato Pippa. Come è successo a tutti, subito quello che è salita. Successo a Osvaldo all'esordio, quello che è successo a Rudi Feller, quello che è successo a scendendo molto per l'Irani anche allo stesso destro, qui si fa presto, insomma, a diventare delle seghe. Questo addirittura lo era prima ancora che la Roma lo comprasse, nel giudizio della gente, che figurarsi adesso che l'hanno visto in quelle condizioni. Insomma, ricominceremo con le battute sull'età, che sono molto, a me sono quelle che mi piacciono molto, mi divertono molto. Immagino. Sono molto eleganti, molto garbate, insomma. La verità. Sono molto, molto acculturate, perché chi le fa evidentemente conosce l'Africa, conosce il fatto che ci sono delle persone in Africa, anche per il fatto climatico, che hanno, diciamo, un invecchiamento diverso dal nostro. Come al solito, no? Come al solito si passa da un eccesso a un altro. Dumbia non è il calciatore, non è l'attaccante che ti cambia una squadra, così come non è il calciatore totalmente da dire inutile che abbiamo visto ieri. No, come sempre, come in tutte le cose, e ovviamente c'è una propaganda da una parte e una distruzione scientifica dall'altra, senza chiedersi il perché e per come di determinate cose, per attribuire meriti quando ce ne sono, sì. e giustamente criticare, evidenziare anche le defaillanze, in questo caso magari di una società, di un tecnico, quando si registrano. No, si passa sempre da per forza all'altro, da bianco io nero. O appartengo a un cartello o lavoro per qualcun altro, comunque non avrò mai la serenità, l'autonomia di giudizio per dire questo è stato fatto bene, questo malissimo, su quest'altro aspettiamo. Mai, neanche una volta. Fatto sta che poi, alla fine, come diceva giustamente Stefano, i fischi se li prende Dumbia, che stava lì catapultato ieri, in una realtà per a lui totalmente sconosciuta, in una condizione fisica, io non so da quando abbiano vinto la Coppa d'Africa domenica, quell'altra, 8 giorni, quante volte per esempio si sia allenato Gervinho, non Dumbia. Gervinho, Stefano, quanti allenamenti ha? Almeno lui non c'ha mai l'alibi, no? Esattamente, della novità. Cioè, Gervinho conosce tutti, conosce il nostro calcio. Gervinho ieri non ha azzeccato un dribbling, c'è, cioè, una cosa imbarazzante. È all'essere proprio spaesato. Si sono allenati per 5 giorni, hanno fatto cose probabilmente molto più piacevoli, e poi insomma soprattutto si sono messi addosso ore e ore d'aereo, perché ti raccomando, anche Gervinho
per venire dalla Costa d'Avorio si passa per Parigi, insomma, no? Che chi guarda, appunto, se uno guarda un attimo la carta geografica capisce che non è proprio una, no? Una traiettoria così precisa, sono ore e ore d'aereo. Dall'aereo sono scesi tutti e due, erano scesi ieri praticamente 24 ore prima. Questo era. E poi ricordando Stefano che ricordando Stefano, ci salutiamo, che giovedì c'è l'Europa League e in Europa le squadre corrono molto di più rispetto alle italiane, già anche quando le italiane stanno al massimo c'è un altro ritmo, quindi c'è, sì, ho visto per quanto il Feyenoord non stia benissimo, ecco, di Hercules Feyenoord, sì. Il Feyenoord c'è una difesa assolutamente ridicola, ma sono già solo da adesso che ovviamente sarà un'altra squadra quella che vedremo all'Olimpico, e soprattutto c'è il problema che la Roma non è più una squadra. Il problema rimane sempre quello, la Roma in questo momento è una squadra che sulla carta può giocarsela con chiunque, ma nella realtà la può perdere con chiunque, questa è la verità. Questa è la mala realtà. Se non ce lo diciamo con fermezza non si va più da nessuna. Se continuiamo a far gioco delle figurine, la Roma può ancora vincere lo scudetto, visto che condizioni è la Juventus e quello che è riuscito a combinare ieri sera a Cesena. Il problema è che la Roma non è più una squadra. È proprio così, Stefano. Questo è purtroppo il responso che ci sta dando il campo da qualche giornata a questa parte. Stefano, noi diamo modo per come dire, un po' sistemare la situazione delle corde vocali, magari. Speriamo, ecco, sì, magari migliora anche la voce. E ti ringraziamo, naturalmente diamo appuntamento a domani con te in radio, invece più tardi, a partire dalle 2. Ciao Stefano. Un abbraccio a tutti. Ciao, grazie. Ciao.